Ciao a tutti e bentornati su Plutone, un luogo in cui sentirci tutti un po' più vecchi a vedere come il mondo si è cambiato negli ultimi 20 anni. In queste settimane si sta parlando tanto di crisi dei social. E allora nel racconto di oggi torneremo un po' più indietro e andremo a raccontare le storie di alcuni dei social network che accompagnarono la nostra generazione durante l'adolescenza, all'inizio degli anni 2000. Andremo a parlare di MSN, di MySpace e di Netlog. Riavvolgiamo il nastro e torniamo indietro ai primi anni del nuovo millennio. Anni in cui la tecnologia stava cambiando a grande velocità, in cui la telefonia mobile e cellulare diventavano qualcosa per tutti, in cui si diffondevano gli SMS, si passò dai 17 miliardi all'anno del 99 agli oltre 500 del 2004. E in questo panorama cominciava a muoversi in questo senso anche il web, con le prime app di messaggistica istantanea. Tra queste, importante fu l'offerta di Microsoft con la piattaforma Windows Live, che annoverava tra i vari MSN Messenger e MSN Spaces. Disponibili inizialmente come MSN Messenger Service dal 1999 e dal 2001 come MSN Messenger, era un servizio di messaggistica istantanea sviluppato da Microsoft e legato, come suggerisce il nome, al portale web della casa di Bill Gates, il Microsoft Network, MSN appunto. Se inizialmente offriva la possibilità di scambiare semplici messaggi, progressivamente avrebbe ampliato notevolmente le possibilità di personalizzazione, introducendo nuovi colori e caratteri speciali. Accanto alla funzionalità di messaggistica, poi, agli account era collegato uno spazio blog, Spaces, sviluppato a partire dal 2004 e dotato anch'esso di numerose possibilità di personalizzazione. Se per molti adolescenti di quegli anni il blog di Spaces rappresentava un vero e proprio spazio privilegiato in cui raccogliere contenuti, emozioni, storie, beh, penso che tutti quanti ci ricordiamo dei famigerati trilli della chat di Messenger che facevano vibrare tutta la schermata del computer, oppure della possibilità di aggiungere le emoticon al proprio nickname, col risultato che spesso facevi fatica a capire con chi stessi effettivamente parlando. Tutto questo sarebbe poi stato superato dall'avvento di nuove piattaforme più evolute, i sistemi di messaggistica di Facebook, successivamente WhatsApp, che resero obsoleta questa vecchia piattaforma. MSN divenne per un certo periodo Windows Live Messenger e poi dal 2012 la Microsoft decise di accorparlo ad altri sistemi, ritenendo ormai quella tecnologia superata. Tornando indietro di qualche anno, invece, per quanto riguarda le pagine dei social network, beh, nel 2003 fu un vero e proprio uragano l'arrivo sulla scena di MySpace. Prima di Facebook e Twitter, MySpace rappresentò una delle prime e più efficaci piattaforme per profili e blog personali. In particolare, ebbe grande diffusione nel mondo musicale, per il fatto che, a differenza dei principali competitor, permetteva di caricare sui profili dei file MP3. Questo di fatto lo rese un'autentica vetrina per numeri enormi di piccoli gruppi emergenti. Nel 2008 sul solo portale MySpace Italia erano registrati oltre 70.000 gruppi musicali. Beh, anche in questo caso, per chi voleva creare contenuti, la pagina MySpace divenne un vero e proprio must. Il vero fiore all'occhiello, infatti, di questa tecnologia era la possibilità di poterlo personalizzare all'infinito, inserendo elementi grafici, immagini, video, eccetera, eccetera, eccetera. Un aspetto positivo che allo stesso tempo fu il vero tallone d'Achille di questo social, perché spesso e volentieri il linguaggio HTML che si utilizzava lo rendeva estremamente pesante la pagina e la rendeva difficile da caricare per i computer meno performanti. Paradossalmente però, quando cercarono di rimediare al danno, andando a azzerare i profili nel 2009, offrendo una grafica un po' più standardizzata, i vertici di MySpace fecero più danno che altro, perché di fatto, inserendo molti contenuti flash, rallentarono ulteriormente le pagine. Gli utenti, a quel punto, non riuscendo più a sopportare l'eccessiva lentezza del social, decisero di spostarsi verso altri lidi, come Twitter, che stava nascendo in quel periodo, come Facebook, eccetera, eccetera. Oggi MySpace esiste ancora, ma è chiaramente l'ombra di ciò che rappresentò all'epoca, utilizzato principalmente per realizzare contenuti musicali. Ultimo social che andiamo a toccare, invece, molto particolare e più nostro, visto che nacque in Europa, Netlog. Prima di Facebook, per i giovani europei in particolare, ci fu Netlog. Ideato dall'azienda informatica belga Massive Media, ebbe negli anni più felici oltre 60 milioni di iscritti. Agli utenti, Netlog offriva un diario, dove postare blog, pubblicare foto, video, playlist musicali e unirsi a gruppi, chiamati clan. Si potevano così creare liste di amici, tenere una sorta di libro degli ospiti, il guestbook, e lanciare in home page dei disclaimer, definiti urli.
Progressivamente, però, l'avvento di Facebook, che offriva l'allora inedita innovazione di presentarsi sul web non con un nickname, ma semplicemente con la propria reale identità, erose la fortuna del social belga, segnandone i destini. Negli ultimi anni, riguardando alcune imbarazzanti immagini di raccolta di netlog, che erano infarcite di glitter, di stelline, di foto realizzate in bassa qualità con i cellulari che c'erano in quel periodo, infarcite del modo di scrivere di quel periodo, in cui il 4 diventava la A, in cui le maiuscole e le minuscole si susseguivano in ordine casuale, beh, alcune di queste pagine sono state riprese e riportate in voga sui social che utilizziamo invece i giorni nostri. Se volessimo andare però a fare questo tuffo nel passato, buttarci in mezzo a questi ricordi, beh, non troveremmo granché. Infatti, all'inizio degli anni 10 del 2000, Netlog fallisce e nel 2015 i server, che vengono nel frattempo accorpati a quelli di un altro social, vengono completamente cancellati, lasciandoci soltanto il ricordo di una pagina della nostra adolescenza passata da social network che all'epoca sembravano fondamentali, che sembravano importanti e che sono stati progressivamente sostituiti. Chissà, forse anche noi siamo alla porta di un nuovo cambiamento. Magari ne parleremo nelle prossime puntate. Ci vediamo. Ciao a tutti.